In questo video vediamo come funziona la trasformazione libera per applicare questa immagine all'interno di questo spazio. Il modo più veloce è trasformare questa immagine in oggetto vettoriale avanzato. Con Mela T o Ctrl T riadattiamo la dimensione, come abbiamo visto nei tutorial precedenti, quindi con Shift e Alt mantengo il centro dell'immagine. In un modo molto semplice abbassiamo l'opacità del livello e attraverso Mela o Ctrl per il PC lavoriamo sui singoli angoli. Questo ci permette di riadattare l'immagine all'interno della nostra figura, così da fingere la prospettiva di questa immagine e permettere la costruzione di un mock-up davvero professionale. Doppio clic e torniamo all'opacità 100%. Ecco fatto.